Vamos, vamos, vamos. Umiliati, umiliati in casa loro, umiliati in casa loro, umiliati, umiliati in casa loro. Io non so veramente cosa cazzo dire, perché veramente li abbiamo umiliati. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, prima cosa da dire, Raspadori, quanto cazzo sei bello, quanto ti amo, Raspadori, sei proprio umegli tutti, Raspadori, sei il meglio di tutti. E poi vabbè ragazzi, Kvaratskhelia, ma cosa vogliamo dire, l'assist per Di Lorenzo. E poi il gol, anche Zoppo segna. Io non ho più parole per descrivere questo Napoli, ragazzi, che ormai vince, se parlo così è perché non ho più voce, vince perché, va, vince, ragazzi, non c'è niente da fare, dove andiamo, andiamo. Cioè andare ad Amsterdam, farne 6 all'Ajax, che comunque, ve l'ho detto, poteva essere la partita più difficile del girone, il Napoli l'ha fatta sembrare una passeggiata più di 20 conclusioni in porta, una traversa di Ndombele, chissà quanti gol ci siamo mangiati. Cioè questa è una partita che il Napoli avesse voluto, fosse durata altri 20 minuti, l'avrebbe vinta, avrebbe segnato ancora. Cioè ormai la mentalità di questa squadra è pazzesca, è una squadra che fa quello, gioca. E questo, cioè, io fossi nei tifosi di altre squadre avrei un po' paura di questo Napoli ora. Adesso il problema è che il Napoli ha anche fin troppa consapevolezza. Cioè, ma io fossi un tifoso italiano qualsiasi, avrei un po' paura del Napoli ora, ma giusto un pochino, giusto un po'. Ma detto ciò, non pensiamo a questo, particolarmente pazzesca. Penso che la vittoria più larga del Napoli in Europa da quando il Napoli esiste. Basta, niente da dire, hanno segnato praticamente tutti. Due gol da Raspadori, un gol di Lorenzo, Kvaratskhelia, Simeone addirittura. Chi più? Chi manca all'appello? Non mi ricordo, neanche più. Ah, Zielinski il 3-1. Distrutto, abbiamo praticamente umiliato l'Ajax, che è comunque una grande squadra. E l'abbiamo umiliata. Ciao a tutti.